Ehi la ciurma, io sono Mazzio Stessa e ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Allora, sono strapreso bene, vogliamo vedere di finire un attimo magari questa missione dei punti di interesse delle paludi. Sono andato qua verso l'erba perché potrebbero servirci l'erba. Cos'è questa cosa strana? È una tomba. C'è una cassa quassù, andiamo verso la cassa per vedere se le paludi continuano in questa direzione per modo. No, qua si fa giungla. Qua si fa giungla, quindi direi che devo tornare di nuovo in là. In qua. E vediamo se si vede qualcosa. Un cinghiale buono il cinghiale. Ok, allora accampiamoci. Non abbiamo tanta carne sto giro. Però mandiamo lui a cacciare e speriamo di andare un po' meglio. 11. Molto 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 buono. Forse ho fatto bene a temporeggiare un po' la a Hispaniola, ma adesso abbiamo la gente ben equipaggiata. 20 unità di carne! Favoloso! E mi sa che la palude si conclude qua, c'è un fiumiciattolo, a meno che. C'è un altro maiale. Ma. Top! Allora. Razioni, una di carne a tutti intanto. Poi conserviamone un po'. Quanto ne avanza? 19. Facciamo che farne via 17. E le altre due le diamo a qualcuno. No, facciamo così. Facciamo 15 e 4 le diamo a qualcuno. Allora, farei Lopez 2. Echeverria 2. Trevino 2. Ruiz 2. Fine. Perché c'è molta gente che è scesa di morale, effettivamente, visto le scelte, le ultime scelte. E boh. Abbiamo trovato solo 4 unità di carne, per cui un bel po' le consumeremo. Ma almeno c'è il maialino qua, per cui. E c'è un altro là sotto? Ma. Ehi? Quanti maiali ci sono? Cos'è successo qua sotto? C'è qualcosa di. Distrutto. Andiamo a vedere. Frapiete in frantumi, ricoperte di muschi e funghi, una galleria malsana e gocciolante si stende nel morbido terreno. L'aria intorno alle rovine emana un odore stantio di decomposizione. Inoltre all'interno delle aperture echeggiano degli strani rumori striscianti. Convoca una squadra di uomini per esplorare le rovine. Tu e i tuoi uomini vi avventurate all'interno delle gallerie oscure, la strada è illuminata a malapena attraverso le crepe nel soffitto, le quali creano dei riflessi sulle pietre bagnate. Dopo una curva particolarmente stretta e angusta, ti imbatti in una stanza piena di un insieme eclettico di tesori in oro e giada. Si tratta chiaramente del prodotto di numerose culture diverse. Nella stanza conti 11 nativi che sfoggiano i colori di guerra pitturati sul corpo. Sembra che l'abbiate interrotti nel bel mezzo di un passo, tuttavia viene chiaramente sentito arrivare, poiché quando entrate nella stanza sono tutti rivolti verso di noi, voi. Cavolo, ma io non volevo picchiare della gente a caso che stava adorando i loro idoli. E vabbè. Ma Irwen si è messa. No, anche lei è uomo d'arme. Vabbè. Vada così. Ma sono tantissimi. A 4 là. 3, 7 e 2, 9. Ma aveva detto 11. 2, 5 e 4, 9. Beh, meglio 9 che non 11. Ah, qua dobbiamo farla in fretta, per forza. Dobbiamo almeno tirare giù questi due
prima che succeda qualsiasi cosa. Ah, non ci arrivo là. Allora, andiamogli addosso almeno. Spariamo fingendo che ci ha vista. 79, questa è copertura totale. Dov'è l'altro mio tizio là? Qua. Aspetta. Giriamo un po'. Perché copertura totale? Ah, perché c'è lui. Tu spostati qua. Ok, aveva poca precisione ma ci è andato comunque. Allora, tu... No, tu sei l'esploratore, quindi tu vai di qua. E ci arriva lo stesso a colpire, benissimo. No, tu spostati. Tu... Vai addosso a questo, non ci arrivi a colpirlo, lo so. Però muoviti qua almeno, aspetta. Ok, non ci arriva? Cavolo che non ci arriva. Ok, tu spostati un attimo per far passare il dottore. Per il dottore vorrei metterlo coperto il più possibile. Qua dovrebbe essere coperto. Quelli avanzano, porca miseria, correranno come dei disperati. Prossimo turno c'ho addosso anche quei tre per forza. Ah, devo farli fuori in 12 turni. Cavolo. Cioè, non ho neanche molto tempo per poter fare il tutto. Non ci arrivo? Mi sa di no. Dai! Ma dai, perché al buio? Questo maledetto. Ok. Uno è andato, quindi erano 10 nemici. Allora. Tu vai fin qua, so che non è l'ideale, ma... Mi serve. Corri più che puoi. Corri anche tu. Tu puoi spostare... No, non può spostarsi, Mareu. Se si fosse potuto spostare facevo passare il dottore, ma lui non si sposta. No, non mi serve che il dottore si sposti in là. Nove nemici, 11 turni. Ok,
Allora. Il problema è che quello là sotto si piglierà un attacco di opportunità, probabilmente. Per cui direi allora. Tu. Ce l'hai vista? No. Ah, vai qua. E sparati. Ok. Tu questo riesci a seccarlo? Teoricamente sì. Però volevo anche curarlo. Allora. Tu riesci a fare qualcosa. Allora. Tu muoviti qua. Hai visuale su di lui un corno perché sono tutti davanti. Facciamo così, allora, stordiamo questo, così almeno non ci fa nulla, tiri d'opportunità, ok, allora tu vai avanti qua, tu tira giù questo, cioè tira giù non lo tirerà giù, però... Ah, buono, tu hai ancora movimento, sì, vai qua e provaci, yes, splendido. Dov'è il dottore? Dottore? Facciamolo avanzare un po', mi sa che non riesce a curare nessuno, però non si sa mai. Allora, tu riesci a spostarti avanti? Riesci tipo a toglierti dai piedi? Poco. Lui non si sposta. Lui non si sposta. E lui per curare uno deve esserci addosso. Vabbè, vada. Maledetto. 7, ce ne sono 4 qua. E 3 nell'ultima stanza. Allora. Farei avanzare il dottore se si può, ragazzi. Ah, tu riesci? A muoverti un poco. Sì, allora tu dottore, cura te stesso. No, lol. Ok, allora tu vai addosso questo. C'è uno sciamano e non ci piace. Fichissimo. Oh, l'altro non ci arriva. Però magari. Qua è parzialmente coperto, non lo so, mettiamolo là. Ah! Mareu! Non ci voleva. Tu avanza e vediamo se attiro qualcuno qua. No, no, e l'altro è dietro la colonna, figurati. Tutti coperti. Puoi avanzare ancora? Mettiti qua dietro. Restano solo più 9 turni. No, il medico non riesce ad arrivare fin là. Mareu. È lento come la morte, sto medico. Ho 7 nemici e 9 turni. Mi sa che sforeremo con questo video perché... Ah! Lui non è messo niente bene.
Allora, accerchialo. Non ce la fai? Ma porca miseria, vagli addosso almeno. No, lui neanche ce la fa. Ma il medico quanto si sposta? A lui non ci arriverà mai. Ah, tu muoviti qua. E poi non puoi fare niente. Ah, tu riesci a spostarti qua? Magari è visuale su qualcuno. O su qualcosa. Tipo questo? Ma su questo sì. Yes, sir! Puoi spostarti qua, sì. E tu puoi spostarti qua. Sì. Medico, riesci ad arrivare alla cura del tizio? Sì. Ottimo, molto buono. E tu vagli addosso? Che dire? Bloccato, sì, ma non per sempre. 6 e 8 turni. Ah, con lui non ho attaccato, non ho attaccato con l'esploratore. Porca miseria. Ce ne sono ancora tre là in fondo, ci vorrà un bel po' per arrivarci però. Maledizione, quello non è messo benissimo neanche. Aspetta, facciamo che... Ok. Dottore, tu riesci a curare per caso? No, perché c'è... No, non volevo curare lui! Vabbè. Vagli addosso, se non altro. Ok. Questo ho già sparato o no? Però ti direi, ah, questo ha già mosso. Sì, ma non del tutto. Mettiti qua dietro. Lui ha un buon tiro su di lui. Ha una copertura totale da chi? Dal mio uomo. Oh, direi, avanza fin qua e spara all'altro dietro. Ottimo. Medico avanza qua. Tu avanza almeno qua. Ok, avanza ancora. Qua dai. Ok. 5 nemici sotto turni. Ah. C'ho un soldato non messo bene. Quelli sono ancora là in mezzo ai piedi. Allora, tu. Vai qua. Medico, hai qualcosa per questo poveraccio? Non è il top, ma è già qualcosa. Allora, guarda qui quanto corre. Però se corre fin là è messo poi malissimo. Allora, aspetta un attimo. Perché se poi me lo attaccano tutti, siamo nella cacca. Ah no, ce n'era uno là dietro. Cavolo. Niente, sono stupido allora. Allora, tu secca questo, scusa. Per piacere.
Fortuna che mi è mancato il tiro d'opportunità. Allora, tu vai in là. Tu anche avanza, please. Tu non puoi più avanzare. Tu puoi avanzare, ma non tantissimo. Mettiamoti qua. Tanto tu corri come una bestia. Restatene qua. Medico va lì dietro. Pure non avanza di più. Questo non avanza. Restano solo i tre. Ok, in 6 turni dovremmo farcene. Guarda che mi vengono pure incontro. Meglio, dai, così la finiamo prima. Allora, medico, togli sta cavolo di avvelenamento a sto tizio. Ah, oh, quello è messo in quel posto, un punto scomodo. Allora, direi, facciamo così. Poi direi... Fichissimo. Volevo finire di seccarlo con questo, ma mi sa che è meglio ancora così. Allora, direi che a questo punto è da ripensare la strategia. Riesco ad andargli addosso? Sì. Buttati là. Buttati là. Tu non avanzi. Però allora, tu riesci a vederlo di sicuro, dai. Sentiti qua. Hai un buon tiro? Sì. Penalità per buio, vabbè. Spostati. Allora, poi tu... Facciamo lo stesso discorso. Di nuovo. Non ha più movimenti. Ah, può spostarsi solo in qua. Beh, va di allora lui muoversi, non può muoversi. Invece sì. Mettiamolo qua. Così è comunque coperto. Allora, due nemici e 5 turni. Sono 1 e 1, 2, ok. Ah! Allora, tu... Stordisci questo. Così lui va. Qua e picchia l'altro. Va qua. Ok. Però non arriva là a curarlo di sicuro. Però vacci dietro almeno. Tu vai qua. No! Mareu! Aspetta, tu puoi spostarti, ottimo così. Ok. Allora tu cura prepotentemente lui. Top. Ce la si fa? Yes. Data, vittoria perfetta. Ottimo. Ci ho messo più di 20 minuti alla fine di questo episodio. 1200 unità di tesori, 7 di metallo, 5 di oro e 50 punti esperienza. Vabbè, le cose queste qua non è che ci servono molto, ma i tesori sì. Quasi quasi tornerei giù, ma non avevano granché da vendere in quel villaggio. Vabbè, dopo una rapida battaglia hai la vittoria in pugno. Gli uomini aiutano i tuoi servitori a perquisire la caverna, per appropriarsi del bottino dei ladri in nome della Spagna. Termine evento. Ok, e direi che con questo evento possiamo concludere anche il video. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, e iscrivervi anche al canale Telegram.
Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, grazie per aver visto il video. Thank you.